Bentornati sul canale. Oggi nuovo video, questo sarà un video haul sui miei acquisti fatti all'Esselunga, in quanto mi è arrivato a casa il volantino con tutte le offerte inerenti al sia al make up, ma non ho acquistato nulla di make up, che alla skin care, insomma, alla cosmesi in generale, quindi ovviamente ne ho approfittato. Sapete l'amore che ho io per l'Esselunga, quando poi ci sono queste promozioni. È una scusa in più per andarci. Comunque, iniziamo subito. I prezzi di tutto non me lo ricordo, però se ritrovi il volantino, magari ve li lascio scritti qua e là, e soprattutto magari vi dico anche quando finiscono le promozioni, perché non me lo ricordo. Iniziamo subito. Allora, per prima cosa ho acquistato queste. Allora, anche qui ci sarà la fiera delle salviettine, perché sapete che ne consumo tante, quindi ne acquisto anche parecchie. Ho acquistato queste che erano in offerta della Fissan. Queste sarebbero per bambini, 63 pezzi, salviettine, detergenti, 0% di parabeni, coloranti e altro. Alcol ipoallergeniche. Sono queste qua, non le ho mai provate. Scadenza 6 mesi, le utilizzerò qua sulla postazione make up quando mi trucco magari con le mani o se faccio degli swatch, e le trovo sempre pratiche e utili. Queste, come vi ho detto, non le ho provate, però vi farò sapere ovviamente nei prossimi video come mi sono trovata. E ho acquistato altre salviettine, però per quanto riguarda le salviettine intime della Alice, anche queste in offerta. Ho preso queste, sono protezione lenitiva, azione emolliente per un delicato sollievo, freschezza, antiodore, con olio naturale di mandorla. Queste sono pH 3,5 e sono queste qua. Non le ho mai provate. Se le avete provate, ovviamente fatemi sapere come siete trovate. E poi ho preso queste, che invece sono quelle blu, che invece sono protezione attiva, anche queste freschezza antiodore, biodegradabili, anche quelle sono più biodegradabili, però queste hanno un olio naturale di timo con pH invece 4,5 e sono queste qua. Poi ho acquistato delle salviettine struccanti perché la scorta che avevo di salviettine struccanti è praticamente finita. Sapete l'utilizzo che faccio delle salviettine struccanti? Cioè, io non mi strucco mai con le sole salviettine, ma sono lo step iniziale, poi passo acqua micellare o latte detergente in base, o struccante bifasico in base a come mi sono truccata e a come mi prende la sera. Comunque non mi strucco mai con le salviettine, basta, sono uno step iniziale. In offerta ci sono queste qui della Clinians che io non ho mai provato. Quindi le proverò, e ho preso queste che sono maxi formato 30 salviettine senza alcol. Queste blu sono con minerali, acqua di tè bianco per pelli normali e miste, queste. E poi queste che invece sono quelle rosa. Anche queste maxi formato, anche queste non contengono alcol, con acqua di rosa per pelli secche e sensibili. Sono curiosissima di provarle. Poi vabbè, ho acquistato dei rasoi normalissimi, anche questi però erano in offerta perché io solitamente passo il Cicche Peel, però per quanto riguarda le ascelle, io ragazze non ce la faccio a passare il Cicche Peel alle ascelle, quindi passo il rasoio. Poi ho acquistato, perché erano in offerta, i Marvis, questi qui da viaggio, secondo me a 99 centesimi è un ottimo prezzo. Se li trovate ancora, perché sono tornata l'altro giorno all'Esselunga e praticamente lo stand era quasi vuoto, approfittatene. E ho preso questo che è alla menta forte, Strong Mint. Che si dica Mind? Comunque, vabbè, 25 ml, questo verde. E poi ho preso quello alla liquirizia perché è il mio preferito in assoluto. E infine questo, che è quello sbiancante, sempre 25 ml, questo non l'ho mai provato. Se avete provato quello sbiancante, anche questo qui verde, perché io non l'ho mai provato, fatemi sapere come vi siete trovati. C'era anche quello viola che è tipo ai fiori, però a me non è piaciuto, quindi non l'ho acquistato. Poi ho comprato questi due deodoranti della Dove, perché sono in offerta. Questo è il formato, quello maxi, da 200 ml di prodotto, ovviamente ne ho approfittato. Sapete che per me questo deodorante è stato una scoperta di queste estate, una conferma, perché alla fine l'ho utilizzato per tutta l'estate e non mi ha mai dato problemi. Ottima durata, l'unica cosa è l'inci, perché comunque all'interno ci sono i sali d'alluminio, quindi se state attenti all'inci non va bene. Per me però, ragazzi, il deodorante, soprattutto quando c'è caldo, e io vi dico sempre, sudo veramente tantissimo, ho bisogno di deodoranti che reggano parecchio. Ora, magari che ci avvicineremo al freddo, credo, tornerò ad utilizzare deodoranti senza sale d'alluminio. Vediamo un po' come mi ritrovo, perché appunto è parecchio che non utilizzo, io sarà tipo da giugno che non utilizzo deodoranti senza sale d'alluminio, però preferirei utilizzare quella tipologia di deodoranti, ma vedremo. Comunque, io ho acquistato due di questi,
che sono, allora, queste profumazioni non le ho mai provate, quindi se voi le avete già provate fatemi sapere come vi siete trovate. Ho preso la profumazione Pure, che è senza profumo, senza parabeni, senza coloranti e senza alcol. 48 ore di durata, non so se dura 48 ore, però vi giuro che dura tranquillamente una giornata intera con 40 gradi fuori, quindi direi che basta, almeno per me basta. Poi ho acquistato questo, che invece ne ho sentito parlare molto bene, che è il Go Fresh. Questo 48 ore di durata, senza alcol, e niente, vedremo un po' come mi trovo. Fatemi sapere se avete provato queste profumazioni. Poi ho acquistato una saponetta dei Provenzali, e tra l'altro ci sono tanti prodotti dei Provenzali che sono scontati, io però non avevo bisogno di nulla in particolare, quindi ho comprato questa saponetta al cocco. Mai provata, vedremo un po' qua come mi ci troverò. Penso che la utilizzerò per lavare i pennelli, vediamo un po'. E sono 100 grammi. Poi ho acquistato dei detergenti, sì, dei gel doccia. Uno tra tutti, questo qui della Neutromed, che quando ho visto il packaging me ne sono completamente innamorata, così rosa. Questo deve essere costato tipo sull'€17, mi pare. Magic Oil, gelsomino rosa con microoli, nutrimento prezioso, non unge. Nutrimento e freschezza, doccia schiuma. Qui c'è scritto nuovo, il packaging è qualcosa, ve l'ho detto, di fantastico, soprattutto stampato in rosa. Infatti sono stata subito attratta. E sono 250 ml di prodotto, non l'ho mai provato, vedremo un po' come mi troverò. Poi tra l'altro ce l'ho da questa parte. Oggi sono tornata all'Esselunga a fare la spesa, perché lo sapete, per me l'Esselunga è un punto fermo nelle mie settimane, cioè io la spesa la faccio anche alla Coop, però non lo so, mi trovo meglio come zona, come vicinanza e tutto, di andare all'Esselunga. E il telefono. Pronto? Oh, come va? Hai finito di fare il giro? C'è ancora qualcosa? Rieccomi, scusate, ma ho ricevuto una chiamata, quindi siccome si è dilungata abbastanza ho preferito interrompere. Allora, vi stavo dicendo, e poi ho acquistato questo l'ho acquistato per oggi, che si trova nello stand dove c'è anche lo stand della Vera, quindi tutte le volte quando c'è mia mamma che fa la spesa, vedete, cioè voi non mi vedete, però immaginatevi io che mi stacco dal carrello e comincio a vagare verso quello stand lì. Sempre così. Comunque, è questo marchio, Le Petit Olivier, fatto in Francia, 250 ml di prodotto, ed è una crema doccia alla pesca. L'ho annusato poco fa ed è qualcosa di veramente fantastico, profumazione ottima. C'è anche al pompelmo, se non sbaglio, un'altra profumazione. Poi ci sono altri prodotti di questa linea che però io non ho mai provato. Se voi avete provato prodotti della Petit Olivier, fatemi sapere. Questa crema doccia non contiene parabeni e coloranti, sono, come vi ho detto, 150 ml di prodotto, curiosissima di provarlo, poi vi farò sapere. Poi ho acquistato questo più che altro l'ha voluto mia mamma, che è un elisir rilassante per pediluvio della Velvet Scholl, arricchito con caviale verde, Marine Serum, che non so cosa sia, più vitamina E, 150 ml di prodotto. Questo è costato, perché non c'era lo sconto, è costato tipo sui 7 euro e qualcosa, vedremo un po' come ci troveremo, perché ancora non l'abbiamo utilizzato. Poi, siccome ho visto questa nuova linea della Felce Azzurra, infatti qui c'è scritto nuovo, e di questo c'è anche il sapone mani che sicuramente andrò a acquistare. E appunto vi dicevo, c'è scritto che non contiene paraffina, coloranti e siliconi, idrata 24 ore, questa è la crema corpo, per pelli sensibili l'ho voluta prendere. Questa era scontata sull'€99 invece che 3 euro e qualcosa, e ne ho approfittato. Sono poi 400 ml di prodotto, ideale per tutta la famiglia, dolce protezione, crema fluida, testato per pelli sensibili, quindi vedremo un po', sono curiosissima però anche questo di testarlo. 400 ml di prodotto, ma sì, ve l'ho già detto. Poi ho acquistato questi due doccia crema della Petite Marseillaise. Insomma, sapete che io e il francese non andiamo molto d'accordo. Comunque, questo è miele di lavanda, doccia crema extra delicato, idrata e nutre. Questo qua, mai provato, curioso. Infatti non ho comprato veramente principalmente cose che non ho mai acquistato, a parte i deodoranti. Quindi sono molto curiosa di vedere come mi trovo. 250 ml di prodotto. E poi invece ho preso questo, che è latte. Al latte, doccia crema, extra delicato, idrata e nutre, sempre 250 ml di prodotto. Poi, come penultima cosa, ho acquistato questo sapone della Perlier, che andrò subito a mettere in bagno perché il sapone che c'è ora è terminato, al fiori d'arancio della Conca d'Oro.
Un cadoro, sì, sapone in liquido delicato, poi è rosa, si abbina anche bene col bagno, quindi l'ho voluto prendere. 300 ml di prodotto. Poi, ultima cosa che ho acquistato è questa, come posso dire, impacco contorno occhi all'estratto di fiordaliso, c'è anche scritto, sono 15 dosi, era un'offerta 3x2, infatti all'interno ci sono 3 confezioni, però se ne paga 2 della HQ. Non ho mai provato questo prodotto, scadenza 12 mesi, sono molto curiosa di provarlo. Ovviamente, come sempre, se voi avete già provato questo impacco, fatemi sapere come vi siete trovati. Niente, questi sono stati gli acquisti che ho fatto all'Estilunga. Ovviamente fatemi sapere se avete già provato questi prodotti, cosa ne pensate, se avete altri prodotti da consigliarmi di queste linee, di altri. Lo sapete, a me fa soltanto piacere quando mi date suggerimenti e consigli. Io vi mando un grandissimo bacione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!